Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi qui con un nuovo video, non per parlarvi di giardinaggio, ma comunque qualcosa che riguarda sempre il verde, soprattutto lo sport. In questo caso un oggetto utilizzato nei campi da golf e non solo. Me l'hanno mandato esattamente ieri, lo andiamo a spacchettare e vediamo di che cosa si tratta. Ecco qua subito il libretto di istruzioni, confezione, librettino. Non so se avete capito di cosa si tratta, vi faccio vedere. Tac Life, lo andiamo ad aprire. Eccolo qua, non so se voi lo conoscete, io non l'ho mai utilizzato, anche perché non gioco a golf. È un telemetro. Che cos'è un telemetro? Non lo sapevo neanche io fino a poco tempo fa, poi mi sono informato. Viene utilizzato soprattutto dai golfisti per misurare le distanze. Infatti è una specie di monocolo dotato di due lenti. La prima appunto serve per guardare, la seconda è un laser invisibile ai nostri occhi, e appunto utilizzando questo telemetro possiamo, puntandolo su un oggetto, riusciamo a verificarne la distanza che c'è tra noi e l'oggetto stesso. E niente, lo vorrei provare, adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche, così vediamo bene il prodotto. Questo è il contenuto della confezione, come potete vedere questo è il telemetro, la comoda custodia rigida, molto carina, da poter inserire anche nella cintura. Poi abbiamo il gancetto per inserirlo anche nella cintura. L'accetto per impugnarlo con le mani, qua la carta di garanzia, il panno per pulirlo perché è molto delicato, non bisogna mai toccare le lenti con le dita, la batteria, eccola qua, la batteria da 3 volt CR2 al litio. Questa non è ricaricabile, comunque a basso consumo, il telemetro consuma pochissimo, quindi una volta utilizzata, poi che si scarica, va cambiata. E questo è il manuale di istruzioni in tutte le lingue, compreso l'italiano. Quindi andiamo a vedere come si inserisce la batteria. Abbiamo qua lo slot, si alza, si gira. Questo è ermetico, quindi non dovrebbe entrare l'acqua. Andiamo a richiudere. Ok. Mi piacerebbe farvi vedere qua all'interno cosa si vede, però credo che sia molto difficile. Abbastanza. Soprattutto adesso che c'è poca luce. Questo è il tasto di accensione e poi con il tasto mode regoliamo le varie opzioni e ci faranno vedere appunto un display dove ci indicherà il livello di batteria, poi ci sarà la scansione, ci indica anche l'angolo e poi abbiamo anche il centro del bersaglio per centrare l'oggetto che andiamo a misurare. Quindi poi ci verranno elencate le distanze in metri, questa arriva fino a 600 metri, indicato in metri o yard, poi ci indica sia l'altezza verticale che la orizzontale, ovviamente sempre in metri o yard. Questo è l'oculare dotato di ghiera, infatti grazie a questa ghiera possiamo regolare la nitidezza dell'immagine all'interno. Una volta che appunto l'immagine è nitida, messa a fuoco,
possiamo poi premere questo tasto e ci visualizza un display dove ci fa vedere la distanza dell'oggetto puntato. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, quindi abbiamo detto che la distanza è di 600 metri, 500-600 metri, lente di ingrandimento da 6x, la lente è da 24 mm, il diametro dell'oculare sono 16 mm, all'uscita qua abbiamo 3,8 mm, un campo visivo di 7 gradi, pesa 185 grammi compreso di batteria, come vi ho detto la batteria al litio CR2 da 3V, le dimensioni sono 104x72x41 mm. Questo è l'oculare dotato di ghiera, infatti grazie a questa ghiera possiamo regolare la nitidezza dell'immagine all'interno. Una volta che appunto l'immagine è nitida, messa a fuoco, possiamo poi premere questo tasto e ci visualizza un display dove ci fa vedere la distanza dell'oggetto puntato. Anche se viene utilizzato molto nei campi da golf, comunque lo possiamo utilizzare come un semplice monocolo per vedere ad esempio quanto dista un palazzo, quanto dista un cane che sta correndo, o comunque per misurare la distanza. Non per forza deve essere utilizzato in un campo da golf per giocare a golf. Comunque rimane sempre un buon prodotto. Faremo il video di prova, cercherò di mettere una telecamera qua dentro in modo da farvi vedere più o meno come funziona, magari lo proviamo in campo da golf con qualche giocatore. Con questo è tutto, spero vi sia piaciuto il video, eventualmente vi metto il link dove poterlo acquistare su Amazon, e niente, ci vediamo con un prossimo video, grazie e alla prossima.